Carissimi parrocchiani, amici e tutti i cittadini, in questi giorni difficili, smarrimento e timore sono presenti nei nostri cuori. Non lasciamoci sopraffare. Sappiamo che il virus ha raggiunto alcuni nostri amici e questo aumenta il nostro dispiacere. Vorrei ringraziare tutti coloro che si adoperano per prevenire e curare, amministratori e operatori sanitari. Accanto a tutte le norme che occorre osservare per tutelarsi, come pastori vorremmo aggiungere quella che riteniamo la più potente di tutte, la preghiera. L'invocazione al Signore tramite Maria. Tutti i sacerdoti si stanno adoperando per attuarla in varie forme nelle proprie chiese e affidare tutti al manto della Madonna. Ogni giorno alle 12 verrà impartita la benedizione eucaristica dal portone delle chiese, con il suono delle campane. Qui in Basilica in questi giorni avremmo avuto le 41, ma non potendo invitare le persone, saremo noi preti che a turno adoreremo il Signore durante la chiusura della chiesa, sia di giorno che di sera, che parte della notte. Sappiate che con noi ci sarete tutti voi, in particolare chi è più provato da questa situazione. Che il Signore ci dia la forza di vivere questo momento. O Madre di Gesù e Madre nostra, Regina del cielo e della terra, che ti degnasti di apparire sul Monte Allegro e lasciarci quel pegno di predilezione il prezioso quadretto del tuo transito, o difesa potente degli avi nostri e della Liguria, nostra allegrezza e fulgidissima gloria. A te ricorriamo con affetto di figli che pongono nella propria madre ogni loro fiducia. La nostra lingua è insufficiente a ringraziarti e lodarti per i tanti e prodigiosi benefici che ci largisci, ma affidiamo le nostre lodi e preghiere agli angeli e ai santi che ti fanno corona. Non ambisca mai nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, nella città nostra il tuo culto e lo zelo nel lodarti e glorificarti come ben meriti. Soccorrici, o benedissima Madre, nei giorni della nostra travagliata vita. Assistici nel punto della nostra agonia, sia noi guida e conforto nel nostro transito all'eternità. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina di Montallegro, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Regina di Montallegro, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina di Montallegro, prega per noi. O Dio che hai voluto arricchire in modo mirabile il tuo popolo con i benefici della Beata Vergine Maria, tua madre, concedi a noi, che ci rallegriamo in terra per un così grande aiuto, di possedere in cielo la gioia della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. E vi benedica il Signore Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.